Allora, eravamo verso la fine degli anni 60. Mia sorella studiava al liceo internazionale a Milano e aveva tutte le ultime novità musicali, no? Perché poi passava dalla Ricordi e lì è figurati. Abitavamo in un paesino e tornò con un disco di De André che non conoscevo, ma mi piacque immediatamente. Dunque, in questo disco c'era una canzone che passò la censura miracolosamente, perché lì censuravano, tipo Dio è morto dei Nomadi, proprio track. Adesso la devono togliere finalmente perché tanto non serve a niente visto quello che trasmettono. Comunque, in questo long playing c'era una canzone famosissima che diciamo trattava un pochino un argomento che a quei tempi era un po' scabroso. Cos'era? A me questa canzone piace tantissimo, cosa volete che vi dica? E piace a tantissima gente perché allora, a quei tempi era proprio dissacratoria, c'erano proprio certi argomenti che non si potevano toccare. Anche insomma, nei film c'erano tagli, beh, non come negli anni 50, che se due si baciavano e nel film non era marito e moglie, pac, era sparita proprio era sparita la scena perché veniva tagliata la pellicola e attaccata e tu ti accorgevi che mancava un pezzo e poi non c'era più niente, no? Era una cosa così, era una censura anche proprio esagerata, criminale quasi, rovinavano anche magari dei capolavori, insomma. E poi alcuni capolavori, sono stati pure bruciati in Italia, tipo Tango a Parigi. Allora, io vi dico la verità, non l'ho mai visto perché era un genere di film che a me non piaceva, insomma. Non mi piacciono quei film che per me non vogliono dire niente, cioè due che vanno a vedere una casa e fanno qualcos'altro, ma che mi frega, non c'è un minimo di azione. Sì, vabbè, c'era quell'azione là che poi hanno censurato, insomma. Ma chissà poi che marca di burro hanno usato. Sono sempre chiesto. Magari hanno preso una latteria sotto, sapete quei bei burri che, gialli che arrivano magari da una fattoria, chi lo sa. Ma è stata una cosa epocale proprio, quella del bruciare le pellicole di un film in toto.
Non so nelle altre nazioni, a dire la verità, cosa è successo, ma penso che ci siano ancora d'altronde. Non era un film italiano, per cui ci saranno state le pellicole da altre parti. Non ho mai guardato neanche se magari c'è su YouTube. Non perché voglio vedere il film, tra l'altro, insomma, ti vedevi un Marlon Brando che ormai andava un po' all'ingrasso, non era più quel Marlon Brando di una volta di Fronte del Porto, eh? No, è proprio cambiato, insomma. Vabbè, comunque sì, erano anni un po' strani da quel punto di vista lì. Poi, come dicevo, c'era la canzone dei Nomadi, Dio è morto, che era stata censurata perché in effetti la Chiesa e questi censori del cavolo ci leggevano qualcosa che invece non c'era. Poi però ci hanno ripensato un po' di anni dopo e hanno in effetti ammesso che no, non è assolutamente vero che era una canzone negativa per quanto riguardava la fede o comunque, come dire, il ben pensante che frequenta la Chiesa, no. Aveva un suo significato, in effetti, che faceva una denuncia su quello che stava succedendo ai giovani, eh? A quel tempo purtroppo iniziava a girare la droga. Girava la droga e era brutto passare per le città, sapete? Perché la droga pesante che girava di più era l'eroina e l'eroina ti manda praticamente in catalessi, cioè sviluppa praticamente tantissime endorfine, che sono quelle che praticamente ti fa sparire i sensi, ti fa sparire anche il dolore, ma vedevi i ragazzi che erano per terra proprio, oppure li vedevi che dondolavano in giro, andavi in metropolitana e ti chiedevano: hai 50 lire? Hai 50 lire? Perché avevano bisogno poi per andare a non costava 50 lire, eh? Però cercando di raccattare i soldi, c'erano ragazzi e ragazze che addirittura finivano per prostituirsi per acquistare la droga, proprio una cosa squallida che spero di non vedere mai più, perché era proprio diffusa, che non è che non so, ne vedevi uno, no, no, se ne vedevano parecchi così. Poi c'erano anche persone magari che conoscevi, che insomma facevano una brutta fine, venivano trovati magari nei bagni morti di overdose, oppure dovevano essere comunque messi in quei centri di disintossicazione che cominciavano allora a nascere, di cui San Patrignano, diciamo, era forse quello più famoso. Purtroppo erano anni belli e brutti. Gli anni 70 poi sono stati veramente ma un disastro, non lo so. Siamo passati dall'allegria degli anni 60 e insomma, a un'epoca proprio brutta, dove lì invece non morivano, sì, morivano ancora per la droga, ma i ragazzi morivano proprio uccisi per strada. Vi parlerò di quest'epoca, si chiamano gli anni di piombo adesso, e di piombo infatti durarono all'incirca fino all'83-84, non fu una cosa proprio così breve. Poi furono anche gli anni, ad esempio, degli grandi scioperi che erano iniziati nel 68, proprio scioperi sia studenteschi che quelli, diciamo, dei lavoratori. E sono stati anni abbastanza movimentati, sono stati anche gli anni dell'austerity, e anche di questo vi parlerò perché era una cosa stranissima l'austerity, eh? Dai, per oggi ho finito, altrimenti poi vi stanco, eh? Ci vediamo la prossima volta. Cioè la prossima volta fare un vlog così, ovviamente. Però guardate lo stesso gli altri filmati che metto. C'è sempre, dai, qualcosa che si può anche vedere, no? Che ne dite? Lo lasciate un like adesso. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, troverete un po' di tutto, dentro al mio canale, che è proprio una miscellanea di roba. Va bene. Ciao a tutti, grazie per essere stati sul mio canale. Azionate la campanella così almeno resterete sempre aggiornati quando metterò un video.
Ciao da Mixer e Mix.